prova. Prova. Ogni giorno guardo l'orizzonte da quel piccolo buco chiamato finestra. Guardo quella solita schifosa immagine che gli altri chiamano panorama. Mi chiedo se abbia ancora senso chiamarlo così. Me lo sono domandato spesso e la risposta è sempre la stessa. No. Anche una chiamata da un nuovo amico è sufficiente. L'importante è andarsene e trovare un vero panorama. Di quelli che ti lasciano senza fiato e ti fanno tornare nella tua casa per ricominciare a guardare fuori da quel piccolo buco chiamato finestra, ma con occhi nuovi, con occhi che vanno oltre a quello che vedono. Occhi che ricordano quello che hai vissuto. Leonardo, how are you, my friend? I hope you're doing well and getting excited for our Peru adventure. It's going to be an absolutely amazing experience. I really, really cannot wait for you to come down and have this experience with us. Get excited, my friend. I'm confident this will be a trip of a lifetime for you. I'll see you very soon in Peru, and I'll be waiting for you at the airport. All right, buddy. See you soon. Take care and get excited. Puoi crederci o meno, ma siamo partiti proprio dopo quella chiamata. Il tempo di organizzare il volo, preparare il necessario e via. Non avevamo mai conosciuto questo ragazzo, ma sembrava ok, quindi ci siamo fidati del nostro istinto. Una delle scelte migliori che potessimo fare. Abbiamo trascorso molto tempo insieme. A fare cosa? Abbiamo camminato, attraversato ponti, riso mentre attraversavamo i ponti, camminato sui sassi, camminato sulla sabbia, attraversato fiumi su una funivia, camminato sulle rotaie, e vicino alle rotaie, bevuto tè alla coca, ci siamo arrampicati, mangiato, fatto zipline, giocato con le scimmie, fatto un po' di rafting, visto cani, lama, cani che si azzuffano, maiali al guinzaglio, cani coccolosi, pecore, cani senza pelo e... boh, e ancora cani. Ma la cosa più importante, abbiamo vissuto esperienze, uniche, indissolubili e profonde esperienze. Ma andiamo con ordine. I love that noise. Poi andiamo avanti. So you walk, you step on. I make sure that the straw is gonna get well mixed. Se ti chiedessi di dirmi come si fabbrica un mattone, sapresti rispondere? Lo puoi leggere migliaia di volte sui libri di storia o su una semplice didascalia in qualche museo, ma ti basterà una sola volta farlo con le tue mani e non lo dimenticherai mai. I piedi che scivolano nell'argilla, il sole che picchia forte e i mosquitos che ti girano intorno. Non è un'esperienza da tutti, ma così che è la vita vera. Se vuoi vivere una vacanza tranquilla, vai pure in una normale agenzia di viaggio, trova il pacchetto All Inclusive che fa per te, così potrai scattare quelle bellissime foto identiche a quelle di altre migliaia di persone. Vivere a fianco della gente locale, invece, devi sporcarti le mani, condividere il sudore, sentire gli odori e mangiare con loro. Straight up. Shake it a little bit. Shake it, shake it as you can, I'm trying to. Okay, leave it there. Ah! Non serviranno foto ricordo, fidati.
All right, so the reason why we wanted to make this experience possible is we want to have as many students, professors, people from around the world to have these life-changing experiences. The experience that I had was eye-opening. It completely changed my perspective on the world and everything, and I want more students to have this. In my opinion, there's no experience that's more enriching, more eye-opening, more life-changing and inspiring than being in the field, seeing the world in reality, bringing the classroom to life. This is what it's about, visiting communities like where we are right now in the highlands of Peru and learning about potato agriculture, how they've been sustaining their traditions and their culture for thousands of years and directly impacting these local communities in a very beneficial way. Like, oh, that's, you have delicious. To. Just if you want. This is why we do what we do. We want more students, professors, whoever, to have life-enriching, meaningful, educational travel experiences, because there's nothing more powerful than that. Perché questa musica tranquilla e serena in una giornata di pioggia? Perché amo la pioggia. Il suono delle gocce che battono sulle foglie, l'odore dell'acqua che si mischia a quello delle piante. Avevamo una gran bella camminata da affrontare quel giorno e non poteva capitarci clima migliore. In poco siamo arrivati alla meta per mettere nuovamente le mani nella vita. Ci hanno dato due secchi di plastica, sai, quelli usati per la vernice. Qui si usa quello che si ha. Hey, how'd you guys score the good one? Sotto la pioggia ci siamo divertiti come bambini raccogliendo il caffè a mano. Non è facile far percepire le sensazioni e raccontare i pensieri che mi sono piombati in testa mentre seguivo la spiegazione di come quelle poche persone sono costrette a produrre il loro caffè e non poterlo vendere in libertà. Libero come lo conosciamo, perché loro devono sottostare alle leggi delle grandi multinazionali che li obbligano a produrre per loro a prezzi non contrattabili. In quel
quella giornata eravamo parte di un sistema che di turistico aveva ben poco, ma grazie ad escursioni come queste loro possono farsi conoscere, far sentire la loro piccola voce e lasciare ai passanti una consapevolezza di una realtà che non puoi conoscere al di fuori. Abbiamo prodotto il nostro caffè come in un gioco, ma un gioco dove nessuno esce vincitore. Indian vegan snake juice, lots of medicinal power. Let's see how it tastes. Snakey. Ognuno di noi è differente. Abbiamo un nostro carattere, pregi e difetti ci contraddistinguono. Come noi, anche i viaggi sono diversi, ma la cosa particolare è che puoi sceglierne te stesso il carattere. Puoi creare il tuo viaggio solamente con visite guidate, aperitivi e idromassaggi, oppure... Siamo entrati senza chiedere permesso e ci hanno accolti con un sorriso. The eyes of the chicha, and they like, you know, to basically give and share with the mountains and all. Non esistono porte con gli spioncini per vedere chi ha bussato, per proteggerti da chi vuole entrare. Non devi proteggere nulla se le uniche cose a cui tieni sono dentro di te. Queste persone non si sono vestite a festa per noi, per rendere il nostro soggiorno più colorato in pieno stile peruviano. Loro si vestono così ogni giorno. What happens if you do this, you just weave it back in. And she will
No, because she knows how to do that. Like, what happens if she but just in case she breaks it, so she can easily like fix it, put it back again to the wall, and then see. It's not that amazing. Colori che vengono da fiori e piante, lavorazioni così lunghe da permettere alla lana di assimilare il pigmento per sempre. Ogni oggetto creato ha il suo scopo, proprio come lo aveva prima che i turisti iniziassero a entrare nel loro giardino. Yeah. But looks like, please, touch it. Touch and pass around. This is just like the natural, like, she didn't even like spin it. It was just like, she cut. So they boil, my friends, the orange flower. Eravamo lì ad esclamare ad ogni scoperta e ogni volta loro sorridevano. Ho capito perché sorridevano. Anche io sorriderei se qualcuno entrasse in casa mia e mi vedesse accendere una lavatrice. Perché sarei sorpreso di vedere che la mia normalità è invece l'eccezionalità per gli altri. Camminare a fianco delle rotaie, dove le persone fermano i treni come i taxi a New York con un fischio e la mano alzata. Non è la destinazione che conta se non riesci a goderti la strada per raggiungerla. Salire a piedi fino a Machu Picchu è disarmante, perché scopri così tanta vita in quel percorso, vita vera di persone che contano su turisti come noi, che decidono di percorrere strade differenti da quelle già conosciute. Strade difficili, senza comodità, autobus o treni, percorribili solamente a piedi. Loro sono lì, che ti salutano e sperano di poter vendere qualche bibita o un paio di snack. Poi arrivi in vetta, nella città sacra, meraviglia del mondo, e vedi la gente in fila per un selfie o una sfocata foto di gruppo. Così ti siedi, ammiri la vera bellezza del posto che ti sei guadagnato, passo dopo passo, e non semplicemente con un biglietto del treno. Sei lì, rifletti e capisci che il tuo corpo dovrà tornare a casa, ma tu rimarrai lì per sempre in cerca di uno sguardo che ti osserva da un piccolo buco lontano chiamato finestra, in attesa del prossimo viaggio.